Grazie Presidente. A me da un certo punto di vista dispiace perché oggi sembro molto critica verso qualsiasi cosa, però devo dire un però, sempre, però devo dire un però, nel senso a me vanno benissimo tutti i discorsi, siamo buoni, i bambini, la giornata dell'infanzia, eccetera. Mi piacerebbe molto e piacerebbe anche al bambino seduto lì che ci guarda. Grazie. Che ci guarda mentre facciamo il consiglio. Allora immaginiamoci di avere un bambino lì, ha ragione il consigliere Pizzul, che ci guarda mentre facciamo il nostro consiglio. Ci sente dire un sacco di bellissime cose sull'infanzia, che va tutelata, i bambini hanno tutti lo stesso diritto, devono essere sereni, le loro famiglie vanno tutelate, il loro diritto allo studio va tutelato e va benissimo. Poi io mi trovo dei progetti di legge che tutelano solo una parte di figli, come se i figli non fossero tutti uguali, ma la loro condizione, una volta che i genitori per esempio si separano, dipendesse dalla scelta dei loro genitori. Quindi io non mi trovo a tutelare proprio tutti i bambini. Diciamo che un 25% di minori che sono figli di coppie di fatto e non di genitori separati, in questo caso non verrebbero tutelati. Quindi speriamo che quel bambino seduto non faccia parte di quel 25%. Ci rimane un 75% di bambino seduto. A quel punto auguriamoci anche che quel 75% di bambino seduto non faccia parte di quell'80% di bambini che hanno bisogno della dote scuola per comprare i libri e il materiale scolastico, perché altrimenti, visto e considerato che nel bilancio che andremo ad approvare è stata lasciata tutta la quota per il buono scuola che va ai bambini che vanno alle scuole private, ma è stato diminuito da 35 milioni a 5, quello che va ai bambini delle scuole pubbliche, a questo punto ci siamo giocati un altro 80% di bambino. Di quello che resta di questo bambino che sta qui a guardarci, io dico, allora sì, a quel bambino possiamo dire stai qui ad ascoltare tutti i nostri discorsi buonissimi. Io vorrei parlare invece alla restante percentuale, perché vorrei che quando si dice qui che vogliamo tutelare i minori, vogliamo tutelare i minori, tutti i minori, sì, allora auspichiamo come Movimento 5 Stelle di non lasciare nessuno indietro. Grazie.